E la storia, che poi è una storia vera, racconta di un ragazzo diverso che si trascina dietro in un viaggio come certi fool shakespeariani, no? Con i buffoni shakespeariani, i tre adulti più importanti della sua vita, e li costringe in qualche modo a mettersi in gioco. With eyes that know the darkness in my soul. Gabriele mi ha parlato di questo film e mi sono subito innamorato di questo personaggio. Personaggio senza casa, senza fissa dimora, che ha deciso di portare il suo cuore in giro e di chiuderlo. È mio figlio, non so nemmeno che faccia. Ma dopo 16 anni ti preoccupi del ragazzo? Vai via! Per questo figlio che ha una forma di autismo, e attraverso questo padre invece scoprirà la libertà, lui, e il padre invece il fatto di poter essere liberi pur donando e aprendo il proprio cuore a qualcuno. Ma tu perché sei scappato? Io ho deciso di portarmelo dietro. Mi piaceva questa idea di poter affermare che attraverso una diversità, un qualcosa di scomodo anche, si possono aprire delle porte. Lo capisci che devi fare quello che ti dico io o no? Non ridere! Con Giulio è stato un rapporto fantastico, perché ci siamo lasciati andare alla sorpresa del viaggio, non solo esterno ma anche interno. Ci lasciavamo tutte e due, come dire, sorprendere da quello che accadeva. Dopo la grande sfiga arriva sempre la grande fortuna. Gabriele in questo è maestro nel darti lo spazio di mettere il tuo talento davvero a servizio di questo personaggio, di dargli una vita propria. Dopo l'Oscar mi sono assegnato un compito che non è del tutto facile, nel senso di cercare di coniugare la comunicazione, un cinema comunicativo che coinvolga, ma che sia in grado di tirar fuori dei pensieri. E poi parlare d'amore oggi forse è quasi rivoluzionario. Questo è il suo, secondo me, ritorno a un genere in cui è maestro.